partecipazione a quanto vedo molto sentita. Questa sala dove siamo ora è la sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli. L'Archivio di Stato si sta aprendo alla città e penso che questo momento che siamo tutti quanti qui a vedere il bellissimo docufilm di Anna Laura Di Lugo dà proprio la dimensione di quello che oggi vuole diventare ed essere l'Archivio di Stato. Un polo culturale della città presente e aperto a tutto ciò che può essere il linguaggio culturale, senza prevenzioni. Il docufilm è bellissimo, quindi noi siamo onorati di avere qui e di ospitarvi. Abbiamo qui Mr. Ferris e Mr. Isaac che vengono rispettivamente a casa degli Stati Uniti, che ci danno il grande onore di essere qui tra noi. Ricordo che il film di Anna Laura è stato scelto come unico docufilm italiano a partecipare alla competizione degli Oscar. Buonasera a tutti e grazie veramente dal profondo del cuore a Candida per aver ospitato Napoli Eden qui in questa sede così prestigiosa e per essere una donna coraggiosa, come diceva lei, di aver veramente avuto questa visione di poter unire l'arte contemporanea a un luogo storico come questo. E poi soprattutto a mia cugina Donatella, perché è stata un vulcano, ha organizzato tutto e non ho parole per ringraziarla stasera. Diciamo, io come artista vivo di visioni, mi alimento di visioni e quindi la tragedia, quindi quando io ho queste tempeste creative poi le voglio realizzare, non soltanto le voglio realizzare ma poi diciamo sono pure ambiziosa perché queste mie tempeste creative penso che meritino anche di arrivare agli Oscar, quindi quando la prima volta ho iniziato ad avere la mia visione su Napoli Eden è stato nel 2018 su sollecitazione del CIA, del Consorzio Imballaggio Alluminio, che mi propose di fare qualcosa, non sapeva cosa con l'alluminio riciclato, non lo conoscevo questo materiale, eppure l'ho esplorato, sono stata in questi depositi, questi scarti di alluminio e me ne sono innamorata per le sue caratteristiche di lucentezza, di brillantezza, ma soprattutto perché l'alluminio è l'unico materiale a poter essere riciclato all'infinito. Ad lumen, il nome di alluminio viene da questa parola, un viaggio verso la luce. Ecco che per me questa luce è l'elemento guida di tutta quanta la mia vita, sono sempre costantemente alla ricerca di questa luce. E con grande orgoglio che oggi questa mia piccola idea, questa mia tempesta creativa sia diventata un'opera che è stata anche riconosciuta al Ministero degli Esteri come film simbolo dell'Italia nel mondo attraverso l'arte. 8 festival internazionali vinti, 8 nomination e appunto questa grande tappa degli Oscar. È stato, diciamo, interessante questo incontro fra artigiani napoletani. Siamo artigiani dell'arte sperando di fare qualcosa che abbia un senso, e il senso è soprattutto quando si crea qualcosa che prima non esisteva. Allora, nel 2018 questo film non esisteva, adesso c'è. E che dire, vediamo il film. I'm glad to be here finally. We were trying to do this a year and a half ago. Thanks to Anna Laura, she kept putting it off until I could be here and Greg could be here. She wouldn't have this movie showing here without us being here. So my gratitude and my love to my dear sister, you know where my heart is. Io non parlo italiano bene. Ciao. Enjoy.